Costruire protesi per gli arti con la stampante in 3D, e questa è la sfida umanitaria degli alunni di una scuola a Roma. Roberta Badaloni. Partiamo da qui, comuni tappi di bottiglia, ci spiegano in una scuola romana. Questi tappi vengono triturati e pronti all'uso. Una catena di montaggio, ognuno un compito, bambini di 7-8 anni che con insegnanti, volontari e genitori stanno lavorando ad un progetto ambizioso da spedire in Africa che cambierebbe il destino di tante persone. Costruire pezzo per pezzo una macchina che realizza protesi di arti. Se una persona non ha una mano, noi con la stampante prendiamo la misura del loro polso e dal polso costruiamo tutta la mano. Tecnicamente una stampante 3D, inserisci la materia prima, applichi un falco, misura il progetto e l'oggetto magicamente si crea. 50 tappetti, una protesi. Questa è una protesi che consente a un bambino, a un adulto, di poter ricominciare per esempio a mangiare, a prendere una posata, a prendere una palla o andare in bicicletta, perché con questa protesi, grazie al polso, si riesce a chiudere la mano. Non possiamo pensare di educare i ragazzi qui in Italia, in Europa, dimenticando il resto del mondo. L'idea è quella di sviluppare una crowdfunding con gara in rete per ottenere fondi. Tutta la scuola lavora, l'offerta la mettono appunto i più grandi del liceo e alla fine si assegnano voti, ma al contrario, ad essere giudicati sono gli insegnanti. Io sono sempre 10 perché mi diverto tanto e perché poi alla fine viene un ottimo risultato.